Siamo a Sava, in provincia di Taranto, da Silvio al JOS, per una iniziativa davvero unica. L'Accademia Nazionale Pizza Doc sbarca nell'area ionica e sbarca qui appunto a Sava. E allora Silvio Buttazzo è istruttore di questa iniziativa, un'iniziativa che ha voluto con grande forza, una grande organizzazione, un evento per non parlare solo di pizza, ma far crescere davvero il territorio. Sì, il corso base Pizza Doc nasce anche grazie alla partecipazione importante di Antonio Giaccoli, il nostro presidente dell'Accademia Nazionale Pizza Doc, e ai nostri altri istruttori che sono, è doveroso dirlo perché insieme a me hanno contribuito a questo percorso importante, Davide Carrozzo, Rocco Spinelli e Ivan Forleo, che sono istruttori, anche loro insieme a me abbiamo fatto questo percorso insieme. La cottura è molto importante perché quando andiamo a mettere la pizza, poi la giriamo, la mettiamo in un posto diverso che non è quello iniziale, andremo poi. Ragazzi, questo impasto qua è quello che faccio io di solito. Vedi, la gradazione è diversa, è un 67-67. Ecco, vediamo un po' le caratteristiche di una pizza doc. Mentre noi parliamo, scorrono ovviamente le immagini, abbiamo voluto far vedere proprio live come avviene. Come nasce una pizza, la gestazione per così dire della pizza, sino ovviamente ad infornarla e poi degustarla. Ci sono ovviamente pizze. Assolutamente, la pizza è intanto una passione, la qualità la fanno gli ingredienti e lo studio. Oggi non si può pensare di fare il pizzaiolo se non ci sia una base importante anche della chimica, perché bisogna ricordarsi che alcuni processi molto importanti che avvengono attraverso la lievitazione prima e la maturazione dopo permettono alla pizza di essere scioglievole, digeribile e anche di qualità. La differenza la fa sempre il pizzaiolo e le sue scelte. Noi non dobbiamo far altro che andare a rispecchiare ed andare a rispettare tutte quelle scelte che sono importanti per una buona pizza, quindi una buona farina, quindi delle ore di maturazione che sono importanti, un ottimo fior di latte, un ottimo pomodoro, basilico fresco, olio extravergine. Poi noi dalle nostre parti abbiamo dei prodotti che sono di eccellenza, quindi per noi risulta sempre un po' più facile rispetto ad altre situazioni, no? E quindi la differenza, dico sempre, la fa il pizzaiolo. Lei, Buttazzo, da istruttore, ovviamente ha seguito, ha patrocinato questa iniziativa. L'importanza davvero di dare un marchio doc alla pizza attraverso appunto la garanzia dell'Accademia Nazionale Pizza Doc è certamente un timbro di qualità. Assolutamente sì, perché adesso parliamo un po' del nostro corso base. Si parte dalla cariosside, spieghiamo il chicco di farina, il chicco di frumento, perché magari alcune cose sono più specifiche, fino ad andare sull'impasti che facciamo fare ai corsisti, quindi allo staglio, che è un termine che si usa per fare le palline, per capirci, stesura, condimento, cottura. È un corso base molto importante e i nostri ragazzi riescono già da domani a fare un buon prodotto, quindi già domani loro sanno fare un diretto che è di alta qualità, non lasciano per scontato nulla dalla farina, dalle temperature, dalla cottura, hanno una buona base. Va bene? Ovviamente, scusami, poi prego. Il corso non finisce in quei 5 giorni, noi creiamo un gruppo WhatsApp dove ci teniamo tutti in contatto, qualsiasi difficoltà loro hanno, ci sono gli istruttori che li vengono sempre vicino e li aiutiamo sempre in tutto. Ecco, ci andiamo a mettere. Grazie.
ricordo di più. Schiacci un po' di più e ricordo di meno, così è più sottile. Poi andiamo a fare questo, cioè tiratela l'impasto, lo tiriamo come il panzerotto quando lo andiamo a chiudere, non creiamo il pane, molto pane sul bordo, va bene? Tiriamolo e poi la stessa cosa di qua, andiamo a tirarlo. Corsisti hanno aderito, quanti ne avete formati e così via? Allora, noi prevediamo massimo 10 corsisti. Proprio per curarli meglio. Curiamo meglio, e la cosa bella di questo corso è che è andato sold out già dalle prime settimane. Ci sono state tantissime richieste, sicuramente il corso verrà rifatto a breve. Infatti il presidente Antonio Giaccoli ieri mi chiedeva: Silvio, dobbiamo fare di nuovo subito l'altro corso. Ho detto: oh, presidente, un attimino, perché adesso c'è Salvatore Lionello, dove il 1 e il 2 luglio farà un master di tecniche avanzate, un altro big, e il corso veramente lo consiglio a tutti quelli che vogliono fare un passo in più rispetto a questo. Si farà sempre qui? Sì, sempre l'1 e il 2 luglio qui a Sava, sempre da Silvio Joyce Sava, e quindi ve lo consiglio. A differenza di quell'altra, questa la dobbiamo impanare così, e nel forno dobbiamo cercare di mettere in un punto meno forte possibile, cornicione doppio, quindi cerchiamo di dare qualche secondo in più per la cottura. Immaginate che è aperto e quindi ci mettiamo solo una spolverata di parmigiano reggiano, un filo d'olio e poi andiamo ad infornare. Il forno si è buttato a destra. Andiamo. Beh, e allora, come dire, ci sentiamo più a Napoli. Pur non essendo a Napoli, respiriamo l'aria di Napoli, il gusto della pizza napoletana, perché avete proprio le caratteristiche, i segreti di quella pizza. Assolutamente sì, io guarda, ho fatto proprio una ricerca certosina dei prodotti, dalle farine Caputo ai prodotti di Michele Carbone. Abbiamo portato Napoli a Sava. Abbiamo portato Napoli a Sava, abbiamo proprio ricercato quei prodotti che trovi a Napoli. Se tu vai a Napoli trovi la farina Caputo, i prodotti Carbone, il pomodoro Ciao, trovi quelle, la mozzarella, latteria sorrentina, che sono prodotti campani. Quindi abbiamo veramente riportato quel prodotto, perché sono pazzamente innamorato di quel prodotto e ho cercato di impegnarmi al meglio per far sì che quella sia la pizza napoletana. Createvi l'identità, è la cosa più importante. Assolutamente, una crema. Sì, ricordatevi sempre che il cornicione, la cremina deve essere un bel po' liquida, no, un po' più liquida, perché in cottura puoi perdere, sennò rischi che... Io adoro Napoli, non a caso mio padre è di Napoli, neanche a farlo, non ci siamo messi d'accordo. E beh, non si va a Napoli se si va a Napoli si deve per forza gustare la pizza. Io ho gustato, assaporato la vostra pizza e ho detto... Posso anche per qualche tempo fare a meno di andare a Napoli. Per carità, ci andrò perché è una città che adoro. Però come gusto non c'è differenza. Ti ringrazio. Ringrazio veramente tanto, perché è importante per me riportare il prodotto napoletano anche qui a Sava. Ripeto sempre, Napoli è Napoli, e io ogni volta che ci vado mi dispiace ritornare, perché Napoli non è solo la pizza ma è tanto altro. Noi vi aspettiamo, comunque faccio un invito anche ai nostri amici che ci seguono, vi aspettiamo a Sava, sempre in via Vittorio Emanuele 143, da Silvio al Joes, vi facciamo assaggiare una pizza buona, eh? Facciamo questa, poi ci mettiamo questa. Ci mettiamo un po' altro di basilico. Questa te la mangi, non è cruda, è digeribile. Ci richiamiamo, come abbiamo detto prima, con un po' di pomodoro, un altro filino di olio. Ed è pronto. Bene. Bravo. Bravo. Beh, abbiamo ascoltato Silvio Buttazzo come istruttore, e ora abbiamo uno dei prodotti, tra virgolette, non solo le pizze, i prodotti, ma anche le nuove leve che si formano. E abbiamo Arcangelo qui, che ha conseguito appunto il titolo, il diploma, il riconoscimento. Grazie innanzitutto e buongiorno. Mi sono trovato Sei di Sava intanto? Sono di Sava, sì, e lavoro con Silvio da un po' di anni.
e ho fatto questo corso per ampliare la mia conoscenza. Io sono cameriere, ma ho voluto approfondire la parte degli impasti della pizzeria per avere una conoscenza maggiore. Mi sono trovato molto bene a questo corso con degli istruttori molto preparati. Si punta sempre sulla qualità. Sempre sulla qualità e sempre a migliorarsi senza mai stabilizzarsi solo su un punto fisso. Bene, allora dicevamo di questo attestato di partecipazione. Assolutamente sì, l'Accademia Nazionale Pizza Doc, ogni volta che poi c'è un corso che sia base o master o da istruttore, rilascia un attestato di garanzia, va bene? È un po' il nostro fiore all'occhiello. Come dire, dal produttore al consumatore, è qui bella e pronta con tanto di mozzarella e foglie di basilico. È molto invitante, io direi, magari facciamo pure un'inquadratura della pizza. Guarda, queste sono le soddisfazioni di noi che facciamo i corsi. Aldo è un corsista che ha cominciato 5 giorni fa, ha cominciato comunque da una base teorica, poi pratica, e oggi ha fatto la sua pizza. Una full immersion, pronto per sfornare pizza. Cotto e mangiato. Bravi! Buona pizza a tutti, a Sava, da Silvio al Joyce.